Se c'è una cosa che ho imparato nel fare sport è che prima o poi tutti gli sportivi, dal grande campione alla grande schiappa come il sottoscritto, passano sempre attraverso lo studio di un bravo ortopedico. Questo perché? Perché allenamenti ravvicinati, molto intensi, magari con un scarso recupero tra un allenamento e l'altro, possono indurre nello sportivo dei traumi. Il sottoscritto, ad esempio, ha avuto una tendinite al piede sinistro che ha curato attraverso 10 circa, se non ricordo male, sedute fisioterapiche, ma che non dovrò trascurare, tant'è che il mio ortopedico mi ha consigliato anche l'utilizzo di plantari ortopedici. Proprio dei plantari ortopedici oggi vi voglio parlare, in particolare voglio portarvi a Firenze, all'interno degli studi ortopedici del Florence Sport Lab, dal dottor Sarti, dall'ortopedico Sarti, per farvi conoscere il lavoro che c'è a monte, quindi diciamo così la diagnosi dell'appoggio del piede sulla pedana podometrica, e da lì poi lo studio e la realizzazione pratica in laboratorio del plantare ortopedico per sportivi e non. Bene ragazzi, mi sono dilungato anche troppo, non voglio togliere spazio, tempo e soprattutto parole all'ortopedico Sarti del Florence Sport Lab di Firenze, quindi io mi cheto, non dico più niente, vi porto però con me a Firenze, all'interno degli studi ortopedici del Florence Sport Lab, per farvi capire e per, diciamo così, tra virgolette, farvi vedere come si realizzano dei plantari ortopedici. Andiamo! Abbiamo fatto questo nuovo centro perché con questi specialisti, perché ci vogliamo differenziare da quello che c'è fino ad oggi, e ce n'è uno che fa plantare l'assetto biomeccanico, la postura, stira, allunga, cambia, fa tutto, mentre invece qui c'è una distinzione dove finisce uno, inizia l'altro, e c'è quello che guarda i piedi, quello che guarda la bicicletta, quello che eventualmente fa una ginnastica riabilitativa. Quindi ogni settore è approcciato da uno specialista particolare. Questa è la pedana, è una pedana lunga, perché l'80% delle persone ha una sola mattonella. Queste sono quattro sezioni in cui si vede il passo di continuo, perché se tu fai un passo o tu torni indietro e tu fai l'altro passo, no, sono due momenti diversi, invece c'è una successione di passi continua della stessa persona nello stesso momento, la differenza è notevole. Questa è l'evoluzione dei vari centri, cosa fa il piede mentre si cammina, si vede come ci fosse sotto uno che guarda piedi. Questo gli è messo male. Molto. Vedi, il punto di il piede non finisce da appoggiare, molto probabilmente perché c'è un dolore all'avampiede, e quando arriva a metà piede, quindi questa è un'andatura plantigrada. Vedi? Qui scappa. Qui si dice. E di qua si fa. Esatto, di qua si fa. Oh, io non c'ero mai stato in un laboratorio come questo. Oh, ecco, questa è la bellezza. Buongiorno. Lui è Mauro, uno degli addetti al... Qui una volta che si è preso l'impronta del piede, viene fatto, viene colato il gesto dentro e si realizza l'oggetto. Questo gli gira coglioni come poi. È un piede con un poliomelitico. Quindi da qui poi si fa la stilizzazione, quindi non è la copia del piede, ma è la copia con le modifiche di cui uno ha bisogno, se no sarebbe facile. La differenza è che tanti pigliano l'impronta e fanno implantare sull'impronta, ma se l'impronta è storta il piede li appoggia come avrebbe appoggiato senza nulla. Quindi il calcolo del piede, il plantare, non deve essere la fotocopia di il piede, deve essere il piede con tutte le modifiche apportate. Dopodiché si passa a... questo è un vacuum dove il materiale viene scaldato, poi viene messo sotto vuoto. Una volta che il materiale si è raffreddato, prende la forma, poi una posizione di tutta una serie di materiali con densità diverse a seconda della patologia, viene realizzato. Questa è già pronta per essere
questo è pronto per andare in fioritura, quindi questi non sono fatti con il CAD CAM. Dopodiché con questo planetario si va in sala prova e si fanno le prove di confluenza. Questo è come si fa un plantare che è costruito e non è venduto, in maniera molto artigianale, perché ancora la macchina non è assolutamente in grado di sostituire le competenze e quelle si vede con gli occhi. Sì. Eccoci qua, quindi il viaggio all'interno della clinica fiorentina Florence Sport Lab è a questo punto terminato. Devo ringraziare prima di tutto il dottor Sarti, l'ortopedico Sarti, che mi ha portato all'interno del suo laboratorio ortopedico per farmi vedere come si analizza, diciamo così, la camminata e la poggiata di un paziente fino alla realizzazione di un plantare, facendomi capire quanto sia ancora oggi importante la professionalità ma anche l'artigianalità nella realizzazione di appunto questi sostegni ortopedici. Un grazie va anche a Paolo Ferrali, che mi ha portato all'interno del suo laboratorio biomeccanico, dove ciclisti di tutti i livelli, tra cui ho avuto anche la fortuna di incontrare Giovanni Visconti, vanno per sistemare la loro posizione in sella. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate commenti e like sotto in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, per il resto buon allenamento, ciao!